Senta, di solito prima di una partita importante come quella che può essere con la Juventus o con un'altra delle big, qualcuno trova sempre l'occasione per lanciare il sasso di qualche scoop, presunto tale, Spalletti di qua, Ancelotti sulla panchinella, Roma questo e quest'altro. Questa volta è stato il turno di un altro giornale del Nord, La Stampa, che se ne è uscito con questi presunti dissapori tra lei e un giocatore De Rossi. Ma è qui chiediamoglielo. Come la Chi pensa e è il come... giornalista? Non lo so, io leggevo oggi su internet. Come no? Come no? Sì. No. Luca? Chiedo a lei come Non la ha pensa. scritto Luca? Ha scritto lui? Scusa, cioè qui chiediamo, facciamolo vedere da lui, che sa, se lo dice così si va a affrontare. Da un punto di vista mio... È facile, no, siccome l'ha scritto Luca Fallica questo discorso qui, è qui e parliamone. Scusa, ma A perché non lei si fa posso le cose più direttamente? chiedere come l'ha presa? Chi? Lei? Io? Sì. Ma io la prendo come alcune altre cose che a volte sono venute fuori, cioè io parlo con il ragazzo e il ragazzo fa vedere che poi è totalmente estraneo a queste allusioni, ecco, di conseguenza io vado poi a prendere comportamenti in base a quello che è il dialogo diretto con il ragazzo. Se lui però ha da qualcosa da portare a supporto più di vero di quello che dico io, almeno questa si mette a posto, è qui. No, Dopo lo intervistiamo. Senta, dopo lo intervistiamo, può intervenire subito, perché tanto se no poi si sta sempre a tirare la metà le cose e parliamone lì. Che dici? Chi gliel'ha detto? Io? De Rossi, almeno dice qualche cosa e si mette a posto. No, che conferenza fallica? Scusa, le cose si fanno così, se no è troppo facile scrivere sempre degli altri e mettere sempre gli altri uno contro l'altro. Diciamo qualche cosa di più. Che vuol dire conferenza fallica? Siamo più precisi nel dire delle Ah, cose. sono qua, ho scritto, se lei non l'ha letto, l'ha letto meno, ho scritto sì, non un rapporto come c'era l'anno scorso, insieme Ma come con mai? E alcuni giocatori. dici perché? Si Perché traduce, vedi, poi mi si vede. domandano di questa cosa qui e bisogna parlare di questa cosa qui. Dimmi come mai, cioè, dici, un amico di questo mi ha detto così, un mio amico del bar, ho sentito Ah, le dire in fonti non si passato, le rivelano, insomma. fonti, è un discorso che si sa, le fonti mi hanno detto che si dice, oppure è È il passato tentativo uno che di... urlava. No, Questo ormai lo sanno tutti, quello è un però altro diciamo qualche discorso. cosa più di preciso, se no si parla di queste cose qui e poi me ne fa un'altra domanda, mettiamola a posto perlomeno una direttamente, diciamo nome e cognome. Ah, la mia fonte Perché non... La ora, aspetta, mia fonte io non gliela rilevo, non la rilevo, rivelo qui insieme con... e questa è come quella in estate dove io avevo parlato del dottore della Lazio. Ci ha parlato però insieme poi Dove ci ho con... parlato del dottore della Lazio? Non ci ha Dove? mai Io non ho parlato? mai parlato, non so neanche chi è. Quello che tu alludi te, mi dicono che una volta a cena in un ristorante con i miei collaboratori, Però abbiamo... d'estate, fermo, è venuto un signore che mi ha fatto fare un autografo a un bambino Mi e pare che dice: abbiamo lui già è l'ex medico chiarito. della Lazio. Mi pare che abbiamo Punto e già basta. chiarito su questo Allora, punto. ma Appunto. vedi, ce n'è già un altro di episodi che poi viene fuori una notizia che mi chiedono e che mi domando, mentre non c'è niente di vero a supporto. Perché io in quel caso lì l'ho saputo, da ultimo l'ho salutato perché lui dopo che ha fatto la firma a suo figlio si è alzato e mi è venuto e mi ha detto grazie, io ero l'ex medico con tutti i miei collaboratori, finita lì. Ma La distanza di 4 mesi una fonte ti ha detto che ho parlato con il medico della Lazio. Io non ci ho parlato per farlo venire alla Roma e questo probabilmente poi letto da Brozzi o da chi poi ci vabbè, ma vuole strumentalizzare sopra, l'abbiamo ridice chiarito. che non c'è il rapporto fra me e lo staff medico. Ora stamani te ne esci e dici che fra me e De Rossi non c'è un buon rapporto, dici E perché? lei lo smentisce, lei dice, guardi, hai scritto Ho una capito, stupidaggine perché ma io... sono tanti ragazzi, siamo tanti a scrivere, sono tante le notizie, sono tante, poi sta sempre a dire, smentire. Il discorso è. Invece, allora diciamo qualche cosa di più vero, Io rimango diventa più cioè, facile. nel senso, se lei può dire che c'è lo stesso rapporto che Va c'era bene, con te i tu dici ragazzi di no. dall'anno scorso che con quest'anno? E
E un so che rispondi, io ho smentito, ma siccome tu l'hai scritto te, tu ci puoi pure dire qualche cosa, ma io non so che dire. Io, per me è tutto uguale, con De Rossi, perfetto, come con gli altri. Poi, siccome anche questa cosa qui, che loro seguono o non seguono, che può essere, boh, probabilmente sapute dall'interno, poi può darsi che uno in campo faccia un modo e poi fuori di... Le faccio una domanda, lui, il ragazzo le aveva chiesto di non andare a Londra? Assolutamente no. Figurati, okay, se uno come me... Uno come me, dopo 4 anni che ci si conosce, perché te qualche volta siamo stati insieme anche al ristorante lì da che con lo scapicollo. Come? E dopo avermi conosciuto, tu sai se in una cosa così delicata io per un amichevole non sarei disponibile per un mio calciatore che mi ha dato il culo in questi 3 anni? Hai una scarsa conoscenza del soggetto, probabilmente. Sta smentendo, io rimango... Ma infatti, io te lo dico, perché i miei calciatori... quelli lì soprattutto, in quei 3 anni, hanno dato molto, perché io quando sono arrivato in quel momento lì, c'era bisogno di serrare e di serrare forte, perché non avevamo neanche la possibilità di fare mercato. E tutti si sono dati a fare, abbiamo fatto un campionato eccezionale, proprio un impegno, superando un momento difficile che assomiglia molto a questo qui. Comunque io ho scritto che c'è un po' di attrito nei confronti con lei rispetto all'anno scorso. Ora, quando i risultati non ci sono, fermo. Quando i risultati non ci sono, sì. Allucinante. Poi è chiaro che si va a spingere un pochettino sull'acceleratore, su quelli che possono essere confronti in campo, su quello che può essere un dettaglio fuori, perché poi di cose... ne escono di più naturalmente di possibilità di pressione, però che ci sia poi una rottura o che lui non giochi o che giochi questo contro di me, scritto. Va bene, io ma, non le, l'ho scritto. Ma poi il discorso va a sconfinare dentro questa riserva qui, è sempre passa tra i migliori. Il confine e va in riserva, Rosso. Se io avessi scritto che gioca contro avrei scritto una stupidaggine, io ho scritto che c'è un po' così, grazie. Solo questa.